Ciao ragazzi, bentornati sul nostro canale Italian Family Overland. Come potete vedere siamo in relax su questa magnifica spiaggia, ve la faccio vedere. Siamo qua a goderci il sole e il mare, veramente veramente una figata pazzesca. Ma oggi vi presentiamo una famiglia molto speciale. Infatti dal titolo 8 sotto un tetto, questa famiglia qua l'abbiamo incontrata per caso in questo posto qua, in questo luogo qua. Siamo qui accampati da circa 3-4 giorni e abbiamo incontrato questa famiglia che sono 8 componenti, 7 persone, chiamiamole persone, e un cane. Dopo adesso ve li faccio vedere, ve li presento e via dicendo. Hanno una storia un po' particolare. Loro sono circa 6 mesi che viaggiano, hanno lasciato la vita di prima, sono tedeschi, quindi vengono dalla Germania. Hanno lasciato la vita di prima per un motivo veramente assurdo, però le cose vanno come devono andare, la vita li ha spinti a cambiare totalmente vita e il risultato si vede, perché noi li conosciamo da 4 giorni, ci stiamo convivendo insieme. Sono veramente una famiglia fantastica, molto educati, e vivono la vita per quello che è, cioè un divertimento, una pace, una serenità e libertà sostanzialmente. Ora ve li presento, vi faremo vedere il loro setup. Hanno un setup molto molto particolare, perché oltre ad avere un van hanno anche un caravan come noi, quindi una roulotte decisamente più grande. Però il loro setup è molto interessante, perché spesso quando vediamo delle famiglie molto numerose prendono dei mezzi veramente enormi. Loro invece hanno scelto di prendere due mezzi separati, in uno hanno cucina e magazzino e nell'altro sostanzialmente la casa. Ora ve li presento uno a uno e vi faccio vedere come vivono. Allora, ecco qui la famiglia degli 8 sotto un tetto. Allora, sostanzialmente parlano tutti quanti tedesco, ovviamente sono tedeschi, parlano inglese, però lei, che è la figlia maggiore, il tuo nome? Luca, lei si chiama Luca e parla spagnolo? Sam. Milo. Finn. Pei. Sean. Ines. Mimi. E Mimi. Loro sono praticamente una famiglia che vivono da 5 mesi, giusto? 6 mesi. Con questo setup, adesso dopo ve lo faccio vedere bene. È sostanzialmente un van Mercedes. Questo era per trasporto persona, corretto? Sì. All'inizio questo van stava, cos'era, 9 posti o 12 posti? Era per trasporto persona, questo? Travel people? Sì, è della polizia. Ah, della polizia? Yeah. Ah, ok. Quindi questo qui era un van della police, lo hanno riconvertito per viaggiare. E questa invece è la loro caravana, dove sostanzialmente vivono costantemente. Allora, famiglia allargata. Questa è la vostra casa, corretto? Nella sua casa antes 6 mesi. Ok. E nos gusta mucho estar libre. Nella vita de antes cosa facevate? Antes vivimos en una casa in Alemania e todo es muy correcto, gana dinero, okay. Alquilar y no mucho vida, pero aquí podemos vivir. Mucho trabajo y poca vida. Sí, claro. Allora, quanti anni avete voi? Tu sei la más grande della famiglia. Sì, 21 anni. 21 anni, se invece Sean è il secondo? Sì, 18 anni. 18 anni tra 3 dias, però. Sì. Ok? E lui è il más pequeño? 5 anni. 5 anni. 9, bravo. 13. 13, hai visto? Hai imparato pure lo spagnolo. 24. La mamma 24, il papà 25. Sortacci, loro sono giovani. E lui c'ha un anno. Lui è veramente incredibile. Dovete vedere, sta tutto il giorno qui a guardare praticamente la spiaggia, perché ovviamente per lasciare un po' di spazio alla gente per godersi la spiaggia non fanno andare i cani. Ma la sera, quando la spiaggia si libera, dovete vedere che corre e corre per tutta la spiaggia, se la fa tutta quanta, quindi gli piace molto anche il posto.
Una domanda, cos'è che vi ha spinto a cambiare vita? Cos'è che te passa per cambiare vita? Mucho, todo cambia, porque ahora somos más libres, okay. Más con la familia, okay. Y somos juntos, nos gusta mucho, tenemos lugares diferentes y sí, somos más tranquilos ahora. Sí. Y sí, el mundo es muy bonito y no lo sabíamos antes. Oh, es muy brown. Sì, sono e poi sono sempre abbronzati. In Alemania non sta il sole? No. Molto lluvia. Allora, sostanzialmente gli è cambiata molto la vita perché, come potete immaginare, oggi sono più liberi, girano molti più posti, come dice la mamma praticamente c'è sempre il sole, quindi siamo sempre abbronzati. E poi anche su una questione che in Germania, come un po' in tutti i paesi d'Europa, magari come l'Italia o la Francia, la vita è sempre massa restrittiva, corretto? Sì. C'è sempre più lavoro, meno vita, più travaco, ma stravaco, meno vita. Podemos nadar antes de desayuno. Sì. Precioso. Sì, è vero. Chi è che ha avuto l'idea primaria? Chi è la prima persona della tua famiglia che ha intentato questa vita? Mis padres juntos. Quindi tuo papà. Sì, dass er erste Idee hatte, dass wir auf die Reise gehen. Ich habe gesagt, wir beiden. Ja. Yeah. Sì. My wife and I. Sì. Ah, tu e tua moglie. We wanted to do it for a longer time. Okay. And last year was the opportunity, so we started. Okay. You look this life in YouTube, other family? No, in my YouTube, no. We've seen it sometimes when other people did it. Yeah. Okay. That we thought would be maybe a good idea. Okay. And so we tried. We were never camping before. Okay. This was first try. Okay. This is no camping. Your home. Yeah. This no is camping, home. It's living. Okay. Sostanzialmente hanno cambiato vita. Perché questo? Loro due, il padre e la madre, hanno comunque capito che si poteva fare questa vita alternativa, hanno visto altre famiglie che lo facevano e allora hanno fatto anche questo. Detto questo, ora vi faccio fare una panoramica del loro van, della loro caravan, che è un po' il luogo dove vivono viaggiando. Allora, cominciamo col dire che molti dei lavori di carpenteria, mi spiegavano, sono stati fatti da Mimì, perché lei non sembra, ma è un carpentiere. E ora il papà ci spiega un attimo i lavori che sono stati fatti. Dove sei tecnica? We did the oppure Sean, chi è più tecnico? We did the technical things. Sì. Mi papà e mio hermano Sean hanno il tecnico. Ok. E mia madre è la creativa. Ok. Le cose, sì. Oh, praticamente tutta la. I bambini también hacen muchas cosas. Ah, ok. Quindi tutta la parte, diciamo, tecnica di costruzione l'hanno fatta il papà e Sean. Mentre invece Mimì ha fatto la parte creativa. Come potete vedere, ci sono questi cassetti. Guardate che belli, con l'elefante, con sì, l'albero. Ah, c'è tutta una storia, guarda che bello. Oh, guarda, c'è un albero. Allora, ragazzi, dal vivo è veramente spettacolare, ma veramente bello. Guardate qui che rifiniture. Queste le ha fatte tutte quante la mamma, Milo. È incredibile. Sean adesso ci spiega un attimo. Qui hanno, vabbè, i loro posti, perché quando vosotros viajate, a chi sono il posto per viajar? A chi? Vosotros state a chi? Giusto? Sì. Corretto? Sì. Mamma, papà, qui c'è una panca, 2, 4, 5 posti, quindi potete viaggiare. E questa qui è la cucina, questa è la cucina? Sì. Oh, guarda qui. Qui è il salone. Sì, è il bagno. Ah, guardate, tutti i mobili. Questi sono tutti i mobili che avete fatto, questo mobile, tu e tuo padre? Sì. Ok. Sì. E questa qui è il lavello con la cucina. Guarda qui anche il porta spezie. Questo qui è il bagno. Sì. Ah, guardate qui anche il cuoricino, guardate. Ah, sì. Sì, madre.
E questi qui sono tutti quanti, ma sono veramente fatti bene. Questi come li ha fatti, questi qui? Con che roba? Lui mucho trabajo. Sì, questo sì, mucho trabajo. Incredibile. Questo qui avete anche il frigo? Avete anche il the fridge? Sì, ok. Ah, questo è il frigo. Ah, guarda, guarda, guarda. Un po' pequeño para 7 persone. Sì, per 7 persone. Ah, c'hanno anche il microonde. Sì. Sì. Quindi, per la parte elettrica, come, che tenete come la parte elettrica? Okay. Tuo padre è il tecnico. For electricity. Do electricity. Yeah. We did solar and batteries and lights and so okay. On. Battery, battery, lithium or yeah, AGM? It's lithium. Yeah. Okay. Quanti ampere? It's 200 with 24 volts. Ah, ok, quindi avete 200 ampere però 24 volt, yeah. Perché il van qui è 24 volt. Hanno pannelli solari, placca solare, quanti watt? 500. Ah, 500, quindi 500 watt, ok. E quindi hanno già un impianto a litio che vi permette di usare il microonde. Hanno poi l'inverter ovviamente che converte la corrente a 12 volt. Scusate, la corrente la converte a 24 volt perché loro sono a 24 volt con la 220 per poter usare. Scusate ragazzi, ma sapete che io il mio spagnolo, il mio inglese non è muy bueno, però ci capiamo. Guardate la particolarità, hanno sfruttato, questo è abetul, giusto? Betulla, sì. Questo è betulla, corretto? Questo è betulla, hanno tenuto praticamente il ramo intero per fare come supporto al mobile. Poco, sì, sì. Ok, corretto? Sì. Corretto. La naturalezza. Sì, sì, sì. Adesso queste cose sono molto naturali e sì, mostra la nostra vita. Quindi è confermato che se può vivere una famiglia molto numerosa può vivere in viaggio. Sì. Loro confermano sostanzialmente, e questo l'abbiamo sempre detto anche noi, per quelli che sono ancora titubanti, si può vivere on the road, ragazzi, anche famiglie numerose. Il più piccolino è lui, quanti anni tiene? 5 anni. Tiene 5 anni e comunque vada, vive viaggiando. Molti di voi sicuramente staranno dicendo, ma con la scuola, for instruction, school, come fanno il niño? Los niños aprenden mucho en el viaje, mucho por la vida. Y también muchas lenguas y muchas impresiones. Y sí, aprenden también con nosotros muchas cosas. Y de las muchas personas que damos, ellos aprenden mucho. Sí. Perché ragazzi, poi dovete sapere anche un'altra cosa. Lei sembra pequeña, sembra piccolina, ma tiene 21 años, tiene 21 anni. E fa l'insegnante in scuola, giusto? Il professor? Sì, io il trabajo. Ok, lei praticamente fa lezione online, infatti il pomeriggio, lei oggi pomeriggio lavora, fa lezione online, insegna nelle scuole, school in Germany. Sì. Ok, nelle scuole in Germania lei a distanza lavora facendo di cosa? Cosa insegni? Storia, language? Inglese, spagnolo, alemani, matematica. Ok, vedi? E come diceva lei giustamente, vivendo on the road impari a vivere in modo alternativo, ma soprattutto impari anche le lingue, perché loro a scuola in Alemania non hablan español. Sì, a veces sì, però. Però loro il niños non. No, ok, a chi stanno imparando lo spagnolo? Sì. Quindi viaggiando stanno imparando lo spagnolo. E questa sostanzialmente è il van, è la parte, è il magazzino, warehouse, and. Cosina, corretto? Sì, sì, corretto, sì. E poi dopo la parte dietro, la caravana, è la coma. La coma. Sì, in cama, sì. Amario. Ok. Sì. E qui è il salone, la cucina e il bagno. Questa qui è sostanzialmente la loro stanza da letto, la cama, il salotto. Questa qui è lunga, quanto è largo? The caravan is 8 meters
8 meters, quindi 10 metri, 10 meters, quindi 10 metri di lunghezza contro i 4 della nostra, quindi questa è più del doppio. Però ragazzi, ricordatevi che questa qua sono 7 persone, quindi è veramente mas grande. È 10 meters for 30. Yes? Quindi 202 metri e 30 come larghezza, veramente heavy. Che bella! Molto molto bella, non ci avevo fatto la stufa. Posso? Permesso? Oh, che bello, bellissimo. Oh, guardate, family. Ragazzi, come diciamo sempre, uno non deve pensare che le caravane, i van, sono luoghi solo per muoversi. Sono proprio delle case a tutti gli effetti. Poi ovviamente loro hanno molto spazio e quindi la nostra my caravana is very little and is very come questo. È molto molto bello. Complimenti, questa parte qua è bellissima. E sta funziona questa. Sì, ok? Sì. Quindi in the winter tu puoi de calefacion questa caravana con caloroso. Sì, esto mucho calor. E por calentar la caravana es solo esto o tiene algo non so, è calefacion diesel, perché nosotros tenemos nosotros tenemos calefacción diesel, pequeño. In the van. Sì, diesel heater. E loro invece hanno questa qua legna, figo, veramente bello. Guarda quei tocchettini, le loro foto. Queste qua siete voi due, sì. You are on mi padre. Tuo padre? Mi. Perché ora tiene 25 anni, a chi tenevi 5 anni? Ok. Ma che belli che sono, anche qua, guarda. Quanto sei Alemania? Sì. Sì, a chi sei? Questa è in Alemania? Sì. E questa qua è dove dormono loro. Anche questo qui lo avete building you? Sì. Ah, lei? Ah, la carpentiera già abbiamo. Che bello. E qui dormono praticamente loro, gli armadi in madera. Nosotros esto per ridurre il peso per ridurre il peso li abbiamo preso in PVC. Sì, non pesa molto. Bravo. Perché nosotros teníamos un problema de peso, sí, que la caravana era mucho pesante. E per ridurre il peso abbiamo preso il mueble in PVC. È muy ligero. Sì, sì, sì. Sí. Nosotros también, porque aquí existe una cocina, pero no necesitamos. Sí, no necesita. Sí, calor. Diesel ok, qui avevate il riscaldatore diesel, la classica truma, il riscaldamento, ok? Sì. E l'avete tolto per fare i mobili. Alla Moira, después porto qui la Moira perché la Moira gli gusta molto. Sì. In questi 6 mesi che viaggiate, avete visto tutta la Spagna, cioè il sud della Spagna. Sì, Spagna molto, 5 mesi. Ok. E antes Italia un mese. Ok. In Francia 2 settimane. In Francia sì, in Francia bisogna correre. Sì. Perché ragazzi, noi confermiamo e loro confermano che in Francia è difficile fare libera, cioè no camping non si può dire in Francia. Sì. No water. Cioè sì. L'acqua c'è, ma se deve pagare, c'è una roba assurda. E loro sostanzialmente la pensano un po' come noi sul fatto di vivere liberi, già solo per farvi capire qui dove siamo apparcati ora non si può apparcarla, però noi siamo liberi, siamo freedom, sì. E quindi apparcamo lo stesso. E complimenti, veramente veramente bella. Poi gli spazi sono
cioè veramente grande, ragazzi, sono 10 metri di caravana. Nosotros siamo noi siamo grossi, la caravana è spichigna. Loro sono piccolini, ma la caravana è molto grande. Siamo invertiti. Ragazzi, come avete visto, abbiamo girato tutta la loro casa. Mi ha impressionato molto il loro setup, perché è un setup molto intelligente, perché gli stessi conti della caravana ce li siamo fatti noi, perché loro in qualsiasi momento possono staccare la caravana per andare a caricare l'acqua, scaricare il WC e fare la spesa e via dicendo. È vero che quando sono montati, giustamente il papà mi diceva, siamo lunghi 10 e 8 meter, the van. The caravan 8 meters and the van 6.5. 6.5, ok, sono praticamente 10 metri questa, 10 meter. It's all in all 14 meters 50. Ah, ok. Quindi 15 metri tutto, 50 meter. Yeah. Ok. 15 metri praticamente tutto, e quindi spostarsi diventa un po' un problema. Però fino ad oggi problemi non ne hanno mai avuti. Io direi che possiamo salutare la famiglia. Grazie di averci accolto in casa vostra. Gracias por todo. Gracias per aver mirato la vostra casa. E qui siamo già pronti per andare tutti quanti in spiaggia, e noi ci vediamo al prossimo video. È stato un video un po' alternativo, noi sapete che non ci piace molto entrare nella vita delle persone, però in questo caso ne valeva la pena, perché sono una bella famiglia e poi hanno cambiato la vita anche per un motivo un po' alternativo.